Sportivi, buon pomeriggio da Davide Novelli che vi parla. E da Sabatino Durante. Le pedane sono le stesse di Lonato del Garda, dove si sono svolte le due finali del Perazzi Champion. Stavolta invece è il trofeo, qui vedete la signora con la mascherina nera e questo taglio corto è Antonella, la mamma di Angelo Scalzone che vediamo in pedana, ma soprattutto questo è il trofeo Roberto Scalzone ed è uno dei trofei intitolati a una delle figure più rappresentative del tiro nazionale. In gara abbiamo Angelo Scalzone, figlio e nipote d'arte, il nipote appunto di Roberto Scalzone. Di Angelo Scalzone, esatto. Figlio di Antonella e Roberto. Esattamente, adesso siamo riusciti a ricostruire l'albero genealogico. E il nonno di Angelo Scalzone che è in gara, Angelo Peppino Scalzone, vinse l'Olimpiade del 72, Monaco 72, mentre il padre Roberto ha militato per anni nella squadra azzurra vincendo moltissimi titoli nazionali e internazionali. Angelo è cresciuto a Doha con il padre che nel frattempo era diventato l'allenatore della squadra nazionale del Qatar. E la mamma Antonella, che abbiamo visto prima, gestisce l'USAIL Olympic Shooting Range di Doha. E ha studiato Angelo nelle scuole locali e parla perfettamente l'arabo. E un altro Angelo Scalzone, invece, questa è una curiosità che ci ha passato Sabatino Durante, che è esperto di calcio, gioca nella Serie D con il fratello Andrea, che invece gioca a pallanuoto oltre a praticare il basket. Attività tra l'altro sono praticata... figli di Armando, fratello di Armando Scalzone. Di Angelo Scalzone. Esatto. Angelo Peppino. Quindi una dinastia di sportivi, neanche una famiglia, una dinastia Don di sportivi. Don Peppino è rimasto nel cuore di tutti i tiratori perché è stato la storia, grande tiratore, perché non ha vinto solo quelle Olimpiadi, ma è stato un tiratore intanto di una grande personalità, di grande passione e per anni insomma ha rappresentato il nome dell'Italia nel mondo. Roberto diciamo ha acquisito da lui la passione, era un guascone ed è stato un grande tiratore, ma certo Peppino ha rappresentato la storia del tiro a volo italiano nel mondo. Salutiamo e ringraziamo intanto per la parte tecnica Luca Giuseppini che ci assiste. Andiamo a vedere allora questi sei finalisti, sono Valerio Grazzini, ve li leggo in ordine di sparo. Il dorsale è stato assegnato con i migliori punteggi che sono stati realizzati durante le qualifiche. Allora, Valerio Grazzini, dorsale numero 1 con un 25 su 25, con 24 su 25, dorsale numero 2 Daniele Resca, a 23 abbiamo Alessandro Chianese, a 22 Jacopo Cipriani, a 21 Angelo Scalzone e a 20 Lorenzo Ferrari con Davide, il dorsale diciamo numero 6. È importante il dorsale perché in questa gara, che è la classica gara, la gara finale degli SSF, a parità. Quindi col regolamento che tutti noi conosciamo, a esclusione dopo i primi 25 piattelli, si iniziano le eliminazioni. Sì, a 25 piattelli, se tutte e due hanno 25 piattelli, non so, Ferrari e Angelo Scalzone, esce Ferrari perché ha diciamo il dorsale più alto, no? Il dorsale più alto. Allora, qui, Valerio, sino al fino d'oro all'argento, perché lì vale gli ultimi 10 alla fine piattelli. Se si arriva in parità, lì c'è lo shot off, esatto, lo spareggio. Allora, Valerio Grazzini, 27 anni di Viterbo, gli appassionati lo conoscono, e ha vinto la prova di Coppa del Mondo nel 2013, è stato campione italiano nel 2014, tre volte campione del mondo a squadre dal 2014 al 2019, ha iniziato a sparare a 11 anni, quindi in una
ovviamente sotto la tutela del padre Massimo, che tra l'altro non è stato mai un tiratore, ma evidentemente era appassionato e vedeva nel figlio il talento per emergere. Credo sia un professore di diritto fallimentare o una cosa del genere, il papà. Un commercialista, un professore di diritto fallimentare, hai detto bene, bravissimo. Insomma, l'età, insomma, ancora... Ancora tieni. Allora, questo Valerio Grazzini. Qui abbiamo Daniele Resca. Daniele Resca è un top del tiro nazionale, 33 anni, di Pieve di Cento, fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri. È stato campione del mondo individuale e a squadre nel 2017 a Mosca. Questo è stato l'apice della sua carriera. Poi, per quanto riguarda i titoli nazionali, ha vinto il tricolore a Lonato lo scorso anno, o meglio due anni fa, 2019, il tempo sembra che si sia fermato. Ha tra l'altro praticato prima del tiro il rugby ed è tifoso del Bologna. Questo è una nota ancora più tifoso di curiosità per te che sei appassionato di calcio. Pallacanestro della Fortitudo Bologna. Allora, poi Alessandro Chianese è un altro top, viene però dal double trap, disciplina che è stata eliminata, come ben sapete, dall'Olimpiade ormai da diversi anni, quindi a favore di questa specialità. Esatto, si è riportato sulla fossa olimpica, ha conquistato una tappa di Coppa del Mondo, due argenti, un europeo e un mondiale nella sua carriera, 31 anni ed è di Casandrino in provincia di Napoli. Questa specialità al misto, naturalmente. Al misto. Cipriani, che ha sparato in questo momento, ha 33 anni, fiorentino, vice campione italiano nel 2019, l'ha nato proprio alle spalle di Daniele Resca, quindi conoscono queste pedane molto molto bene. È stato oro nel team misto con Fiammetta Rossi nelle Grand Prix di Shymkent nel Kazakhstan nel 2018. E poi Angelo Scalzone, di cui abbiamo già parlato, lui ha 23 anni, è di Novara, fa parte del gruppo sportivo dell'Esercito ed è oro alla Emir Cup di Doha nel 2018, oltre al bronzo conquistato nel campionato italiano dello stesso anno. Ed infine Lorenzo Ferrari, il più giovane, 22 anni, di Provaglio di Seo, in provincia di Brescia, fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, campione italiano junior nel 2019 su queste pedane. E poi è stato medaglia d'oro nel mondiale di Changwon nel 2018 nel team misto junior. È un tiratore molto interessante, Lorenzo Ferrari, che abbiamo già visto in azione, come del resto anche gli altri, escluso Angelo Scalzone, nelle due gare del Perazzi Champion. Allora, adesso entriamo piano piano in questa finale, in questa competizione. Intanto c'è un no bird per Valerio Grazzini. Vediamo Perazzi proprio che parla con la madre di Angelo Scalzone. E dicevamo, questa è una competizione che si è svolta alla vigilia dell'Olimpiade, quindi pochissimi giorni prima. Non gli spazi televisivi erano ad appannaggio dell'Olimpiade, come è giusto che sia, visto il grande spettacolo e il record di 40 podi raggiunti dall'Italia, che rappresenta un record assoluto. Però non potevamo non riproporvela. Questo perché? Perché oltre per essere sinceri fino in fondo, ci serve per dirvi come mai non ci sono altri azzurri. Ma non solo, per esempio un campione che diciamo spara con Perazzi, che è Costeleschi, no, è che ha vinto a Pechino. Esatto, oro a Pechino, sì. Poi Davide, una cosa importante che credo che comunque faccia parte un po' della storia del tiro a volo, nel 64 Ennio Mattarelli vinse con questo fucile, cioè Daniele Perazzi e Ennio Mattarelli erano due giovanottoni nel 1964 alla ricerca di un futuro, no? Perché insomma trovare un lavoro e trovare un'identità era sempre difficile.
idearono questo fucile. Va bene, con questo fucile Mattarelli, Ennio Mattarelli, il grande Ennio Mattarelli, che poi si è rivelato non solo un grande tiratore, ma un genio, perché ha fatto di tutto, le macchine lanciapiattelli, i piattelli, eccetera, in questo sport, e la storia di questo sport è Ennio Mattarelli. Ennio con questo fucile andò a Tokyo, dove abbiamo recentemente... Tokyo 64, esatto. Vinse la medaglia d'oro, dando lustro a se stesso, ma dando lustro e un futuro a questa che è una delle aziende, insomma, del settore, che rende l'Italia, certamente, insieme a Beretta, insieme a tante altre... La grande firma italiana, il grande artigianato, nessuno debba offendersi. Grande artigianato, hai detto bene, perché... Nessuno debba offendersi perché... Siamo, no, assolutamente, siamo all'Onato del Garda, è tutta una regione, potremmo dire, dove l'artigianato dei fucili di precisione per il tiro è nota in tutto il mondo. Io rimasi colpito veramente quando diversi anni fa Said Al Maktoum degli Emirati Arabi Uniti, sceicco del Dubai tra l'altro, si presentò in pedana con una doppietta molto 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 strana, sembrava quasi tutta di metallo spazzolato, ma innanzitutto era una doppietta, cosa che non si vede mai. Sì, qui si parla si di sovrapposti. Sovrapposto normalmente. Ebbene, quella doppietta se l'era fatta costruire artigianalmente da un artigiano poco noto, se non nell'ambiente ovviamente, non era un grande marchio, a una cifra che non possiamo dire, ma veramente elevatissima. No, lo possiamo dire, 240 euro. Okay. Ed era veramente un gioiello dell'artigianato italiano e più in particolare ovviamente della regione. Allora, io non ho fatto i conti di quante medaglie comunque italiane, anche non abbiamo vinto molto, no? A Tokyo abbiamo vinto con l'argento bellissimo di Diana Bacosi. Sì, non è andata bene. Però che succede? Però... Cioè, quante medaglie sono state vinte con i prodotti italiani, con i fucili italiani, poi ci sono le cartucce, le altre strutture, eccetera. Ma per esempio a Rio, delle 15 medaglie del tiro a volo, 13 sono dei prodotti, dei fucili italiani, quindi Beretta e Perazzi. Adesso non so esattamente quanto dell'uno e dell'altro, ma questo dice di quanto questo sport parla italiano, e fino a Tokyo parlava italiano anche del medagliere, perché eravamo primi. Dietro gli Stati Uniti, oggi gli Stati Uniti ci hanno superato di nuovo purtroppo, ma ci rifaremo sicuramente in Francia, a Parigi, perché questa lotta fra un piccolo paese come il nostro, ma con grande genio. Ma il computo delle medaglie tu l'hai fatto soltanto a livello olimpico, c'è sì, anche il mondiale ovviamente. Beh, quindi allora, il computo mondiale, generale, col mondiale probabilmente siamo noi i primi, ma è chiaro che noi guardiamo il medagliere olimpico, e nel medagliere olimpico per una medaglietta però davanti agli Stati Uniti, Parigi, di nuovo. Fra tre a Parigi anni. Come abbiamo fatto a Londra, speriamo di superarli un'altra volta. Allora, tante tante chiacchiere da parte nostra, perché? Perché oltre a rappresentare quello che è una realtà italiana, è un vanto, è anche vero che la gara, come vedete dal punteggio, dalla grafica in sovrimpressione, c'è molto equilibrio, 7-9, 7-9, 7-8, sembra quasi una filastrocca, comunque sia siamo ancora al praticamente undicesimo piattello. Dovrebbe essere il decimo, perché ho visto uscire dalla quinta pedana Grazzini, che è quindi, il primo. Strada quindi lunga, dieci, ma soprattutto dieci, tanto tanto equilibrio ancora. Chiaramente deve finire la decima con Ferrari che spara l'ultimo piattello della decima. Ha iniziato. Fallisce Cipriani, questo centrale, rimane leggermente basso con le canne. E vediamo, è qui Angelo Scalzone, monumentale in tutti i sensi. Guardate. Come il papà Roberto. È come il papà la sagoma, Roberto, esatto. È il DNA ha il suo marchio. Eccolo qui, qui finisce la decima e ricomincia di nuovo con l'undicesima. Quindi Valerio a punteggio Grazzista. Pieno Daniele Resca, che sta confermando quanto di buono abbiamo visto nelle due competizioni precedenti. Allora c'è Daniele Resca al momento in testa con 10 piattelli su 10. Ecco, Lorenzo Santa Silvia, questa è la voce di Santa Silvia, tiratrice e promotrice poi di queste manifestazioni.
che ci ricorda come Daniele Resca è al comando davanti a Cipriani e a Ferrari, con due piattelli di ritardo invece abbiamo Grazzini e Cipriani. Davide, sai perché questo impianto, dove difficilmente c'è qualche no bird eccetera, anzi, all'inizio ha avuto qualche no bird in più? Perché i primi piattelli erano i piattelli che sono stati usati dalla nazionale italiana di Foss in allenamento, che sono, possiamo dirle, no? Poi, insomma, finito possiamo dirlo, come sono questi piattelli a questo punto? Sono piattelli molto più fragili, eccetera. Chiaramente sono un po' stagionati perché sono stati lì per molto tempo e quindi qualche problemino, insomma, nel lancio lo hanno avuto. E poi dopo è andato tutto liscio, insomma, perché sono finiti quei piattelli lì, insomma, che erano un po' stagionatelli, no? E Ivan Carella mi ha detto non essere molto critico, no, eccetera. Ho detto Ivan Carella Novelli è il presidente del poligono del campo di tiro di Lonato del Garda, l'uomo che ci ha proposto la notturna, la gara in notturna spettacolare. Beh, lui ha detto siate un po' poco critici all'inizio, abbiamo avuto questo problema di questi piattelli, no, eccetera eccetera, un po' vecchi, ma infatti ha sbagliato a dirlo a te, questo io ho detto poco, Novelli sicuramente dirà che va tutto bene, ma io che sono polemico chiaramente dirò che no, ma non è vero, dai, sì, non ci sono stati tanti problemi, e soprattutto questo è un impianto dove difficilmente trovare qualcosa che non funziona, è davvero, è come cercare un ago nel pagliaio. Ma certamente. Dai. Allora, la fossa olimpica, vedete questa striscia verde davanti, c'è proprio una fossa, all'interno di questa fossa sono affondate 15 macchine lanciapiattelli, e noi nel passato abbiamo visto in tutti i poligoni del mondo, anche quelli più avanzati, anche quelli che ospitano olimpiadi o mondiali, dei no bird, cioè dei piattelli che non escono bene oppure vanno a sbattere sulla parete in cemento della fossa, insomma qualche piccolo problema, e questo si verifica anche nello skit, nelle due torrette del pool del Mark. Nei migliori impianti, ecco, sono eventi che si possono verificare molto di rado, mentre in alcune situazioni ci sono stati veramente momenti imbarazzanti con delle macchine. Io mi ricordo per esempio in alcune tappe del Sud America, dove delle macchine continuavano a non lanciare il piattello o a lanciarlo male, insomma di problemi con le macchine lanciapiattelli ce ne sono stati, e come in passato. Ma io ricordo il mondiale a Lima del 1997, va bene, e 48 no bird, Davide, appunto, forza, quindi lì veramente c'è poco da dire. Allora, Daniele Resca prende il volo, 14 i centri per il tiratore di pieve di 100, e adesso va a chiudere Ferrari con 13 e riprendiamo da Grazzini, che invece deve inseguire. Grazzini è andato molto bene nella prima gara del Perazzi Champion, e meno bene invece nella seconda gara mista. Adesso forse sta accusando un po' di stanchezza, la gara è ancora molto lunga, quindi fare qualsiasi tipo di previsione o intuire lo stato di forma che sarà nelle batterie successive sarebbe sbagliato. Vediamo anche Scalzone, che è stato bravo a tenere quantomeno nonostante qualche errore. Adesso ha riaperto il fucile. Beh, non si sente sicuro, è giusto che... Comunque lo stile del grande tiratore anche del papà, appartiene, sì, esatto, appartiene ai geni. Posizione di tiro veramente molto bella, molto dinamica, elegante, classica.
Però, come dici sempre tu, i piattelli devono essere rotti, al di là dello stile, al di là di tutto. Fernandez, lo spagnolo, quello, che esatto, ha vinto insomma molto, ha vinto mondiali, eccetera, lui adesso lo appoggia un pochino il calcio alla spalla, una volta non lo appoggiava neanche, eppure rompeva i piattelli. Una volta era un ibrido tra un fossaiolo e uno schittista. Chiaramente questo è il discorso, cioè chiaro, è anche bello da vedere insomma stilisticamente uno corretto, Cipriani, eccetera, per poi alla fine la sostanza è rompere i piattelli, e se magari non ha un'impostazione classica dal punto di vista tecnico, però Pegliello, si dice sempre importante la posizione dei piedi, e Pegliello spara con i piedi uniti, sarebbe un'impostazione scorretta, ma è difficile dire a Pegliello che ha un'impostazione scorretta, perché ha vinto quasi tutto, e no, è mancata chiaro, solo la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ma vedi, una volta Pegliello mi disse, a precisa domanda, che differenza c'è tra un campione fuori classe. Il campione gareggia per compiacere gli appassionati, quindi vince per dare soddisfazione agli appassionati. Il fuori classe vince per compiacere se stesso. Beh, la stessa cosa un po' nel quando abbiamo visto nel panorama mondiale Borg con le due mani, no? Il rovescio a due mani, tutti storcevano il muso, e poi invece ha fatto scuola, perché poi con quel rovescio a due mani ha vinto tantissime, tantissime. Beh, io ti porto anche in montagna citando Ingmar Stenmark, per esempio, lo svedese, che detiene il record di vittorie con 86 successi in Coppa del Mondo. Lui introdusse una tecnica completamente diversa, che portò anche un po' allo sbando la valanga azzurra, che insieme agli altri provarono ad imitarlo, e quello fu un errore, ma lo si scoprì il decennio successivo. Ogni campione introduce, ogni fuoriclasse introduce un qualcosa che spesso diventa innovazione tecnica. E chiaramente vincere fa scuola. Sempre in vantaggio Daniele Resca, Valerio Grazzini tiene ancora il colpo e quindi a due piattelli di ritardo pienamente in corsa. Molto bene Cipriani, che va a sparare ora e va a portarsi a 16. Scalzone anche tiene, la sua partenza non è stata delle migliori. Adesso è a 14, ma pienamente in corsa. Quindi 19esima tornata, è quello che inizia, per dire che Resca è pieno a questo punto. Esatto. Chi invece mostra di non essere arrivato a queste gare al top della forma è proprio Alessandro Chianese. Nonostante la sua esperienza, Chianese anche nelle due gare precedenti su queste pedane non ha brillato. Va bene, lui è comunque. Ci può stare. Qui errore su un quasi centrale per Daniele Risca. Cioè, è sembrato leggermente a destra con le canne. Chianese, lo dobbiamo dire, è un dublista riconvertito, obtorto collo. Davide, perché purtroppo una disciplina spettacolare come era il double trap è stato cancellato dal programma olimpico, come abbiamo già ricordato, a favore del trap misto o della fossa mista. È chiaro che abituarsi, anche dal punto di vista psicologico, non a sparare a due piattelli, quindi è un sistema totalmente diverso di impostazione anche tecnica eccetera, a un piattello solo non è assolutamente facile. Poi soprattutto lui era un grandissimo dublista, aveva un futuro davanti, e Davide, non è facile riabituarsi, ma quindi bisogna capirlo. Lo abbiamo detto in presentazione che ha vinto tanto, ha vinto bene già in giovane età, ma come dublista. Adesso questa conversione, che ha iniziato ovviamente già da qualche anno, io sono certo lo porterà quanto prima a eccellere anche nella fossa olimpica. Ci sono degli automatismi che devono essere resettati, cancellati, e bisogna far posto ad altri automatismi. Non è semplice, assolutamente. Allora, dal punto di vista tecnico, io credo che abituarsi non è difficile, cioè con la pratica uno si riconverte, ma mentalmente,
Ma questo anche per tutti gli sport. Cioè, spesso e volentieri l'atleta non metabolizza dal punto di vista psicologico proprio i cambiamenti. Abbiamo in testa Resca e Ferrari con 1-0, a seguire Grazzini e Cipriani con 2-0, Angelo Scalzone con 4-0 e Alessandro Chianese con 5-0, gli ultimi 5 dei primi 25. Ecco. Allora, avete sentito e vedete anche la classifica, a rischiare moltissimo l'esclusione al prossimo giro sarà proprio Alessandro Chianese. Sì, che nonostante si è entrato con il dorsale numero 3, quindi lo avvantaggerebbe sia su Cipriani, come terzo miglior risultato, cioè 23 su 25. Che a Ferrari, però è sotto con il punteggio a questo punto, insomma, il fatto di avere il pettorale più basso. Eccolo, no? Qui. Non gli giova. Comunque in queste stagioni si è ulteriormente messo in forma, asciugandosi ulteriormente, poi dà sfoggio a questa barba probabilmente cresciuta durante il primo lockdown. Adesso Valerio Grazzini. Grazzini che è cresciuto molto bene, adesso ha 27 anni, ma già quando ne aveva 20 ebbe la fortuna oltre a essere seguito dai propri tecnici e dal commissario tecnico Albano Pera, anche di ricevere i consigli da parte di Giovanni Pellielo, che lo prese sotto la sua ala. Beh, ricorderai al Mondiale di Maribor, no? Credo che era il 2009 o il 2010, non ricordo, 2009, perché il 2010 2009, era il Mondiale, credo, sì. A Monaco. Pellielo ce lo presentò come il suo erede, insomma. Beh, fu un azzardo, oggi lo possiamo dire, e credo che Valerio non si offenda. Ma lui è ancora davanti tanto tempo, è migliorato molto ultimamente. Vedi, stiamo parlando di lui, purtroppo in ritardo con l'appuntamento col Piattello. 23esimo Piattello, fra due faremo i conti, no? Allora, Chianese sta ancora lottando, sono due Piattelli, e può soltanto rincorrere Scalzone. Ecco, se Scalzone sbagliasse tutti e due i Piattelli, allora Chianese potrebbe restare in corsa. Lo vediamo subito. Qui, quindi escere, comunque vada, esce. Comunque vada, esce Alessandro Chianese, sì. Allora, Ferrari chiude questa tornata, quindi eccola qui, la 24esima, lo inizia sempre Valerio Grazzini, stilisticamente perfetto, anche nel brandeggio, no? È molto composto. Noi scherziamo ovviamente sulla scuola ricevuta da Giovanni Pellielo, però quando hai l'opportunità comunque di ricevere dei consigli dal campione della fossa olimpica riconosciuto internazionalmente e sei capace di mettere in pratica certi consigli, non puoi non sparare bene, non puoi non avere uno stile, una tecnica di primo ordine. Allora, Ferrari chiude la penultima tornata, ecco, la 25esima, qui possiamo fare i conti, Davide. Allora. Già è fatta, l'abbiamo già fatto il conto, Chianese. 21, questo sinistrozzo per Grazzini, 22. 22. Adesso Resca rimane a 22 con questo errore, Chianese, il suo ultimo piattello ininfluente, lo sbaglia tra l'altro. Ecco, quindi rimane a 18. Lo ma comunque tira in modo svogliato, quindi esce, si toglie le cuffie. Resta 22 Cipriani. Anche Cipriani 22, come se ci fosse una sorta di rilassamento in quest'ultimo pedana. Lui spinge la macchina, come si può dire in gergo, proteso in avanti, a contrastare il rinculo del colpo, anche se non è particolarmente forte. Quindi Scalzone 21 e Ferrari 23. 24 Ferrari che si propone come leader. Eliminazione, abbiamo Lorenzo Ferrari.
Eccolo qui. Questo ragazzo ha bisogno di imporsi. Il più giovane. È il più giovane, ma l'abbiamo già detto nelle precedenti due gare notturne. Davide, molti puntano su di lui. È un ragazzo di grande qualità, ha bisogno di fare esperienza internazionale e chissà che abbiamo trovato un tiratore di livello internazionale. Speriamo, lo dicono tutti, lo dicono in molti. Speriamo, lui ha iniziato, a proposito di double trap, a sparare proprio da piccolo nel double trap, ha fatto parte della squadra azzurra junior. E infatti Mirko Cenci ne ha parlato in maniera entusiastica, esatto, in passato. L'ex commissario tecnico della nazionale, cioè ex, in quanto il double trap, come detto, non comunque è sempre il CT del double trap, che continua un suo percorso questa disciplina. Grazie, ha iniziato Lorenzo grazie al padre Renato, che era stato anche lui tiratore sia nel double trap che nella fossa olimpica. Resca, piattello centrale, non è riuscito a coprirlo bene, vediamo. Cipriani va su questo sinistro, va con grande scioltezza. Adesso l'eliminazione dopo 5 piattelli. Quindi si accelera notevolmente l'eliminazione. Per questo è molto importante fare bene nella prima fase, non ai 25 piattelli, perché ti mette in condizione. Certo, c'è questa spada di Damocle del errore del dorsale, intanto per Ferrari. Del dorsale, che è fondamentale. E anche per questo, dopo la qualificazione, se c'è parità, sparano tantissimi piattelli pur di accaparrarsi il dorsale, insomma, più basso, no? Perché diventa veramente un motivo importante per rimanere dentro o per uscire fuori nel proseguo della gara. Allora, 24 gradini, Resca 23, una leggera frizione purtroppo per Resca, Cipriani 24 e Scalzone 23, si è riportato Scalzone piano piano, con costanza si è riportato a livello degli altri, quindi gara apertissima, tiratissima. Andiamo a vedere Grazzini 25, ha già sparato, non ho visto se ha centrato, no, 24. 24 Grazzini, 24 Resca, quindi c'è stato uno 0 per Grazzini. Cipriani allora va a 25, adesso Scalzone, al trofeo dedicato Roberto Scalzone. Sta sparando molto 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 bene in una fase, diciamo, molto importante, anche perché lui ha il dorsale 5, quindi deve cercare di sbagliare poco e niente. Allora Grazzini potrebbe arrivare, allora c'è stato lo 0 precedente di Grazzini, 25 anche Resca. Chiaramente chi sta inseguendo è proprio Angelo Scalzone, è lui che rischia alla fine di questa tornata. Lui deve sperare di fare 5 su 5 e magari uno degli altri no. Esatto, sbagliare. O in quel caso, ricordiamo, in caso di parità fa fede il punteggio realizzato nella qualifica, quindi in caso di parità chi ha fatto un miglior punteggio nella qualifica resta mentre viene eliminato. Allora vediamo Grazzini, l'avversario qui, c'è una no partenza bird, falsa no bird, cioè del piattello, probabilmente partito senza chiamata. Allora lui ha fatto uno 0, questo è il quinto, cioè chiude la pedana, quindi è il quinto piattello. Quindi lui dovrebbe andare a 26, 22 della serie precedente più 4, Resca credo 26. Anche lui 26, quindi 1-0. Cipriani 27, Scalzone se non sbaglia Ferrari. Scalzone può fare 5 su 5, però purtroppo non sarà sufficiente. Esatto, 26, tutto dipende da Ferrari, se Ferrari rompe il piattello Scalzone esce. Ecco. E così è. 3 su 5 però si ferma a 26 Angelo Scalzone.
Ferrari, nonostante i 2-0 di questa pedana, però entra dentro e Scalzone esce fuori. Ci sono Cipriani e Ferrari con 27 piattelli su 30, a seguire Grazzini e Resca con 26 piattelli. Esce a pari merito, ma in virtù del dorsale, Angelo con 26 su 30. Bravissimo, Angelo Scalzone, quinto classificato. Ecco, allora, appunto. Il Altri 21. 5, Sì, è altri in base a ciò che è stato fatto durante la diversi. qualifica. Dicevamo che era Tu importante fare ricordavi? bene Esatto. il 24 di Lorenzo Ferrari, anche se poi nella prima cinquina ha fatto 2-0, lo tiene dentro. Riprendiamo altri 5 piattelli a testa. Grazzini va a segno con il 27, anche Resca. Adesso Cipriani e Ferrari possono mantenere il piattello di vantaggio sugli altri due, quindi i due giovani sui due veterani, tra virgolette, ovviamente parliamo sempre di tiratori di 27-33 anni, Grazzini e Resca, quindi assolutamente giovani, ma Allora, il secondo piattello di quest'altra cinquina, diciamo così, o di quest'altra pedana, Resca pareggia, sempre un centrale, per fortuna non ha ripetuto l'errore dell'altro centrale, no? anche questo un centrale dominato da Cipriani, adesso Ferrari per mantenere il vantaggio, così è, quindi 29. Bella gara soprattutto perché i più giovani, diciamo così, non, insomma, non ce ne vogliono Grazzini e Resca, soprattutto Ferrari sta reggendo botta alla grande. A sinistra è sembrato quasi scuotere il capo, Daniele Resca, forse. Ma per gli errori un po' precedenti, ma d'altra parte, cioè la stanchezza alla fine si fa anche sentire, Davide, perché insomma sono 2 giorni di gara. Benissimo Cipriani, benissimo Ferrari, Grazzini Grazzini sembra l'unico a, andato nonostante via, questo errore, destro molto angolato. sembra l'unico a riuscire a tenere la scia dei due giovani, Cipriani e Ferrari, nonostante l'uguale punteggio di Daniele Resca, ma come piglio in pedana. Allora, chiude, diciamo, il quarto piattello di questa Attenzione, pedana. lo zero di Ferrari. È importante qui, è importante perché Grazzini potrebbe anche rischiare. Davide, se va a segno, ecco, Va a 30 segno. è dentro, no? È dentro, insomma, Sì, anche in virtù del dorsale, è soprattutto in dentro, virtù del deve dorsale. stare attento. Cipriani non ha problemi, è già in vantaggio, può passare a 32. Così è, 32. Allora, Ferrari Ferrari chiude. può chiudere a 31, Allora, lui così. è dentro. Esce Resca. Esce fuori Resca, che era il secondo, diciamo, di ingresso, e Sì. rimane Grazzini grazie proprio al piattello colpito in quest'ultima pedana o in Microfono quest'ultima cinquina, dunque chiamiamola un po' come vogliamo, insomma, 35 ecco. piattelli Cipriani, allora, abbiamo altra in parità, testa appunto, Jacopo dorsale numero 1 Cipriani Valerio con Grazzini, che ha 32 fatto piattelli meglio su 25 su 35 con 25 in 21 piattelli qualifica, Lorenzo Ferrari, e Grazzini con Resca 30, 24 Resca su con 25, 30, ma quindi esce per dorsale il numero dorsale 2 quarto. Bravo per Daniele il Resca. regolamento che va a vedere Grazzini cosa si è 5 per fatto il in terzo qualifica. classificato. Resca va fuori. E questi sono i primi tre. Questo Questo è il è il podio. podio, vediamo poi il colore delle medaglie. 30, 31 e 32. E altri 5 piattelli. Poi alla fine, per l'oro e l'argento saranno 10. Allora, questo è il primo piattello di questa pedana. Vediamo come comincia Grazzini. Inizia bene. Cipriani. Bravo 30. Cipriani, bel brandeggio, una
veloce ma morbido, non ha mai strappato, non strappa. Questa è l'ultima, diciamo, tornata dove conta il dorsale, poi alla fine per l'oro l'argento invece 10 piattelli e lì alla fine lì c'è lo shoot off, c'è lo spareggio dopo. Sì, esatto. Allora, molto concentrato. Altro piattello impegnativo per Cipriani. Angolato sinistro, ma va a segno Cipriani, regge botta. Ma regge botta anche Lorenzo Ferrari, qui diventa anche un problema, diciamo, di stress nervoso, qui chi ha più carattere emerge. Ed è in difficoltà Valerio Grazzini, che non me ne vogliono gli altri, insomma, è un tiratore che ha più esperienza, è sempre stato un talento, vive un momento un po' difficile in questo momento qui. Ma sta sparando bene, però comunque Valerio. Che bel piattello che è andato a prendere. Si è riconcentrato alla grande. Vediamo Cipriani se risponde. Sì. Piattello strano, eh? Insidioso. Basso a sinistra. Ferrari. Piattello alto, sempre sinistro. Avete visto la difficoltà? Non soltanto il tiratore non sa se il piattello uscirà a destra, a sinistra o centrale, ma anche quelli angolati, come del resto anche il centrale, possono avere delle traiettorie completamente diverse, quindi molto basse oppure impennarsi. Ricordiamo che la giornata è assolutamente tranquilla e questo c'è lo zero, se non sbaglio dovrebbe sì. esserci lo zero. Sì. Allora Ferrari chiude. E adesso c'è Grazzini che spara per l'ultimo piattello decisivo. L'ultimo piattello. E potrebbe rischiare proprio Grazzini. È fuori. Allora. Grazzini è fuori su questo piattello di sinistra, è arrivato in ritardo, sembrava ormai scarico. È una questione tra Cipriani e Ferrari, che sono già in finale per l'oro e per l'argento. Quindi 36, e vediamo Ferrari se risponde. Non sentiamo Cicalini o niente, non abbiamo visto, quindi 36 pari. 36. Terzo classificato con 34 su 40, Valerio Grazzini. Abbiamo ancora in testa Jacopo Cipriani con 36. Danno per in testa, noi non, purtroppo non abbiamo visto, vediamo la grafica. 36, terzo Valerio Grazzini. No, sono tutte, sono in parità. Ma, Cipriani sempre che abbia un vantaggio. Allora, intanto esce Grazzini, vedremo, perché non abbiamo visto il piattello, Davide, quindi non sappiamo se è rotto o non rotto. No, Grazzini non l'ha rotto il piattello. No, piattello, eccolo qui. Vedi, allora da pareggio, perché abbiamo sentito lo speaker 37, quindi è 36 pari, quindi noi stiamo alla grafica, insomma, poi alla fine... Certo. Adesso 10 piattelli, adesso è la finale per oro e argento. Quindi bronzo per Valerio Grazzini, che però aveva vinto la prima gara, se non sbaglio, la prima gara o la seconda? La prima gara del Perazzi Champion, quindi torna a casa soddisfatto con un oro e un argento. Adesso il successo tra questi due giovani, Cipriani al tiro centrale, molto bene. Adesso l'attenzione sulle canne di Ferrari a destra, va a segno 37 a 37 ed era il primo tiro. Secondo piattello per Jacopo Cipriani, fiorentino, 32enne, tassista. A segno, tesserato, vediamo. Nel gruppo sportivo dei Carabinieri, vice campione italiano 2019. Allora, pareggio, qui è facile la gara ed è importante il gioco psicologico. Qui chi prima sbaglia mette l'altro in condizione, insomma, di fare il sorpasso. Sì, questo è vero, però se sbaglia chi è avanti al secondo potrebbe venire quasi una sorta di braccino, no? Bah, cioè a volte la grande opportunità ti dà comunque... Sì, dipende sempre dalla reazione del soggetto su questo. Dipende da chi c'è dietro il fucile.
perfetto. Comunque certo, vada. È vero, tagliisce dietro il fucile, questa è bella l'espressione. Allora, intanto assegno Cipriani nel terzo piattello. Qui non l'abbiamo visto, ma non si sente Cicalino niente, quindi è sicuramente sì. Assegno. 39 a 39. Adesso il quarto piattello. Grande concentrazione, grande tensione, perché per i due vuol dire molto questo trofeo, un trofeo prestigioso. Sinistro, molto rapido, molto veloce il brandeggio. Un centrale parità. Per la parità. Quattro pari, diciamo. Poi quinto piattello adesso. Siamo a metà del guado. E si prende tutto il tempo necessario Jacopo Cipriani. E fa bene, perché piattello sinistro, bello, alto, bello. Molto rapido a portare le canne a coprire il piattello. 5 pari, 41 pari in totale, ma 5 pari diciamo in questa ultima decina, no? Sì, sesto piattello. Sembra che ci siano dei disturbi, qualcuno che ha un cellulare vicino a qualche fonte. Purtroppo non possiamo dire di spegnere i cellulari a tutti. Allora, sesto piattello di questa. Eccolo qui, via. Dietro, il rimane primo. Dietro con le canne, attenzione. Vediamo, brutto errore per Cipriani. Vediamo la risposta di Ferrari. È decisa, va a segno. Un piattello di vantaggio. A quattro piattelli del termine potrebbe anche bastare questo. Settimo piattello. È importante rispondere alla grande, perché... Bravo, perché dopo un errore, se si pensa all'errore passato, diventa complicato poi alzare sulle canne. Bravo, comunque. Ferrari a segno. Sta sparando alla grande questo ragazzo. Tre piattelli alla fine, questo è l'ottavo. Un piattello di vantaggio per Lorenzo Ferrari, il più giovane, 22 anni. Cipriani... da Firenze ha sparato bene comunque Jacopo. Beh, in tutta la manifestazione è in finale con un piattello di ritardo, quindi. Va a segno 44 Cipriani, se non rompe se non lo manca Ferrari, la situazione diventa sempre più complicata. Siamo alla fine, Davide. All'ultimo piattello, credo, se ho fatto bene i conti. No, è l'ultimo piattello. L'ultimo piattello. Quindi Cipriani deve... può andare a 45 e poi sarà tutto in mano a Lorenzo Ferrari. Ma è importante rompere questo piattello per Jacopo Cipriani e poi... Qualche problemino in più nella testa forse verrà a Ferrari, ma vediamo che è importante per lui. E vince Lorenzo, e vince Ferrari, il trofeo, questo 22enne di Provaglio di Seo in provincia di Brescia, che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. È un ragazzino, ma è un ragazzino dal futuro d'oro, già campione italiano a Lonato nel 2019 e poi oro nella prova di Coppa del Mondo Junior nello stesso anno a Sulle in Germania. Veramente fu l'apoteosi, e chiaramente anche lui, come tanti altri, come tutti gli atleti del mondo, ha pagato questa lunga sosta per la pandemia, altrimenti avrebbe potuto aggiungere tantissimi trofei in questi ultimi due anni. Ecco la signora Antonella.
Comunque, ecco qui anche Angelo Scalzone. Allora, ricordiamo la classifica. Vince il più giovane di tutti, Lorenzo Ferrari, con 46 su 50. Al secondo posto Jacopo Cipriani, 45 su 50. E Valerio Grazzini, 34, ovviamente no, su 50, perché non li poteva fare. E comunque... è stato veramente un grande spettacolo e noi ci rivediamo tra non molto per proporvi il campionato italiano misto, gara che si è svolta in altro luogo. Bella questa immagine, questa foto, l'erede della grande tradizione con il futuro della fossa olimpica. Grazie a voi tutti, a tra poco. Scalzone 2021, premiato da Antonella e Angelo Scalzone.